Dunque, oggi siamo all'Emilia Romagna Open, la settimana in cui le aziende si aprono le porte per mostrare con una propria visita guidata la propria azienda. La Formica ha partecipato a questa settimana nella giornata di oggi, 29 settembre. Edoardo, te hai visto la pubblicità in televisione e ti ha incuriosito venire proprio qui in cooperativa per seguire questo percorso, questa visita guidata. Come mai hai scelto proprio la Formica? Allora, sono qui appunto per il progetto Emilia Romagna Open e mi è sembrato un bellissimo progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e anche dal Fondo dell'Unione Europea, e mi sembra molto interessante perché comunque conoscere le realtà locali, quelle più attive o quelle comunque meno conosciute, è importante sia per appunto per un futuro appunto percorso lavorativo, o anche comunque per venire a conoscenza di storie locali o comunque di storie di lavoratori che hanno vissuto appunto situazioni particolari nella loro vita. E quindi mi è sembrato interessante venire appunto a questo incontro con i lavoratori della cooperativa e anche appunto i responsabili, il presidente e il vicepresidente. Comincerai adesso a fare l'università e... Dunque, l'incontro che c'è stato stamattina, ti ha colpito? Cosa, secondo te, com'è stato? Beh, mi ha colpito sicuramente anche per via delle storie che sono state raccontate e anche dal clima appunto familiare, sin dal primo passo che ho fatto all'interno appunto all'ingresso. Sono stato molto ben accolto e comunque ho sempre pensato che sarebbe stata una bella esperienza comunque venire a conoscere anche comunque solo per 2 ore e il mondo della cooperativa. Conoscevi già le cooperative sociali? Avevi già modo di sapere di cosa si occupano, cosa fanno e soprattutto che stile hanno? Beh sì, qualche anno fa ho fatto una breve attività lavorativa, uno stage appunto scolastico all'interno di un'altra cooperativa sociale che comunque offriva servizi postali, quindi servizi diciamo diversi da quelli che offre la cooperativa La Formica, e da lì comunque ho iniziato a interessarmi un po' al mondo delle cooperative e quindi a quella modalità, quell'imprenditoria un po' diciamo differente rispetto in cui non c'è solo il profitto al centro ma anche appunto la società e il sociale.